Tragedia della strada stanotte alla periferia di Arezzo, nella quale ha perso la vita un ragazzo di 20 anni. Tre coetanei sono rimasti feriti in maniera più o meno grave. È successo dopo la mezzanotte lungo la strada provinciale 21, poco prima dell'abitato di Ruscello. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, a bordo dell'utilitaria quattro giovani che, stando ad una prima ricostruzione, sarebbero usciti di strada. L'auto è ribaltata più volte, impattando anche contro un lampione, poi ha finito la sua terribile corsa dopo un centinaio di metri proprio in questo punto. Ha sentito le ambulanze, poi le sirene. Sì, come minimo tre e dopo anche un'altra che veniva da Pevattorpo, quattro. La vittima si chiamava Paolo Berbeglia, militare del reggimento Gianio Ferroviari di Bologna. È morto sul colpo. Al momento dell'impatto si trovava sui sedili posteriori. Uno degli amici è stato invece ritrasportato al policlinico Le Scotte in codice rosso. In prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita. Mentre altri due ragazzi sono stati trasferiti all'ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo. Per estrarre i giovani dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri, a cui adesso spetterà ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.